scorsa stagione, campione della nuova stagione, la ventesima edizione, ventesima stagione dell'Eredità, per ora senza portafoglio. Ma adesso non ci pensiamo. Allora, 180.000 euro, non ti chiedo neanche come va. Giochiamo così, con Ginevra, Samira di là, io di qua, le amiche e gli amici a casa, qua in teatro, tutti pronti a giocare, soprattutto a fare il tifo. Fai come ti pare, la cuffia, concentrati, chiudi gli occhi, tieni aperti, sei tu il protagonista. Quando mi dici, io comincerò. Vai. Vado. Ghigliottina. Precedere. Seguire. Seguire. Ghigliottina. Ora. Lancio. Gancio. Gancio. Ghigliottina. È ripartito bene. Poi adesso devi ritrovare la strada giusta. Terza possibilità. Proverbio. Battuta. Battuta. Ghigliottina. Sei. Ritrova la strada il campione. Ora. Circo. Circolo. Circolo. Ghigliottina. L'ultima, non ti avvilire Paolo. L'ultima, la quinta parola sarà fuori o sarà lontano? Fuori. Ghigliottina. Bravo. Giocheremo per 45.000 euro. Un minuto da adesso. Seguire, lancio, battuta, circo, fuori. Buona fortuna Paolo, dai. Il campione sta scrivendo, magari state scrivendo anche voi a casa, sulla carta o nei telefoni, nei supporti tecnologici per sfidarvi a distanza, da vicino, con familiari, amici, addetti ai lavori. Paolo è in trance, che è successo? Tolgo la cuffia. Poi, lo sai, sei il campione, puoi fare quello che vuoi. Quando arrivo qua sono distrutto. Eh? Quando arrivo qua, dopo tutta la puntata, sono distrutto. Forse lo facessimo all'inizio, potrebbe essere un'idea, eh? Pensaci. La ghigliottina subito. Subito, pam. Va, e poi un'ora chiacchieriamo. E via. Va bene, seguire, lancio, battuta, circo, fuori. E ti ricordo che se non consegni la tua cartellina. Ah, non vale? No, ma così, per carità, per giocare, vale soltanto 45.000 euro la parola, figurati. Allora, Paolo, il nostro campione, ci riprova. Mi metto un po' di tre quarti. Va bene, vai, come vuoi tu. Senti, ma stasera invece da 1 a 100 possibilità, ti dai quanto? Da 1 a 100, 12,3. 12,3. C'è un calcolo dietro complicatissimo. Certo. Fatto da te? Sì, lo immagino. Allora, invece di pensare alla parola, pensavo a queste. Seguire, piatti. Lancio, battuta, circo, fuori. Giro la parola. Ce la dai una speranziella o stai per girare una cartellina così?
Vabbè, lo giochiamo così, via. Pom, porta. Porta chi vuoi, porta qualcuno. Porta la risposta, caspiterilla. Vabbè, eccoci qua. Prego. Allora, fuori porta. Certo. Vabbè, una bella gita fuori quando porta. Si potrà. Esatto. Poi. E, beh, la porta potrebbe fare una battuta, potrebbe anche esserci qualcosa del genere. Sì, okay? Sì. Dai, questa te la faccio passare con gli passare, autori. Dai, la poi. Battuta della porta, dai, la sogno, poi gliela mischiamo. Esatto, dai. Vabbè, dai. La battuta della porta. Nel circo bisogna entrare, quindi una qualche porta ci sarà per forza anche nel circo. La porta del circo. Dai, per circo. Forza. Il lancio della porta. Porta Matilda, tua figlia, al circo. Te faccio passare quasi pure questa. Lancio porta? Il lancio della porta sarà un il lancio della porta. Olimpionico. Basta, non mi piacciono più, tesoro, queste porte. Basta, lanciamole giù. A Capodanno, come Fantozzi, buttate che gli centrano la porte. Macchina. E seguire porta, certo. Boh, sì, dai, questa è scontata, questa è ovvia. Potrei, no. La porta da seguire. La porta da seguire, sì, dai. Era facile, eh? Era facile anche questa? Guarda, non so se gli autori l'hanno fatta apposta, ma sono in grado, talmente abili, di fare anche questo. Tu, mi pare, a una delle ultime ghigliottine, e so se io aggiungessi la sesta parola, tu hai scritto, non era la parola giusta al solito, hai scritto ballo. Seguire, lancio, battuta, circo, fuori, ballo. Non so se gli autori l'hanno fatta apposta, la parola della ghigliottina di questa sera si lega perfettamente alla parola che hai scritto tu l'altra sera alla ghigliottina. Pista! Mi è venuta. Domani fai venire loro a giocare, che è meglio, facciamo più bella figura. Alla fine. Seguire una pista, come nei gialli. Ah, dobbiamo seguire Paolo, è lui il colpevole, dobbiamo seguire quella pista. Il lancio, c'è la pista di lancio, no? C'è la rampa di lancio e la pista di lancio. Prego, spiega tu. Battuta? battuta. Una pista battuta, no? Dice, fai quel sentiero, una pista molto battuta. L'atmosfera felliniana, la pista del circo. Finire poi pista. No, non è finire per forza, uno lo sceglie di fare, perché è molto bravo a sciare come te, fa un fuoripista. E poi la pista da ballo, che era la parola che avevi scritto. E stasera, quindi, deduciamo che anche stasera... Però è lunga uguale, inizia con la P. Quindi porta non è pista. Pista, e quindi pia e porta a casa la pista. Paolo, mannaggia, Paolo! Ah! Paolino! Vabbè. Grazie Ginevra, grazie Samira, grazie a voi amiche, amici, voi a casa naturalmente, il nostro Paolo, applauso per lui, il nostro campione fantastico. La pista battuta ci porta al TG1, avete gli ultimi secondi per il gioco da casa, poi è finita, TG1, la pista da ballo, la pista.